Ciao ragazzi, sono Eric, atleta e allenatore di Calisthenics. In questo video vedremo come arrivare all'L-sit, uno degli esercizi più importanti per l'addome nell'allenamento a corpo libero. Il primo esercizio che andiamo a vedere sono i leg raises sulle parallele. Ci posizioniamo sulle parallele con le gambe distese e poi portiamo le ginocchia verso l'alto, avvicinandole al petto. Eseguiamo l'esercizio in maniera controllata e arriviamo a totalizzare per serie un 20-30 ripetizioni, in quanto comunque è un esercizio molto semplice. Presa a confidenza con i leg raises, andiamo ad eseguire l'L-sit raccolta. Quindi porteremo le gambe fino al ginocchio parallele al terreno e poi il restante sarà invece perpendicolare sempre al terreno. E teniamo la posizione isometrica. Ora, per quanto riguarda le spalle durante l'esecuzione dell'L-sit, in questo caso noi lo vediamo solo come esercizio per l'addome, quindi terremo comunque le spalle depresse e staremo chiusi. Invece, se la volete approcciare per la V-sit o comunque per esercizi più avanzati, andrà fatta a petto aperto, ma questa è una difficoltà in più che comunque in caso la affronterete dopo aver preso l'L-sit tradizionale. Una volta presa confidenza con l'L-sit raccolta, quando la riusciremo a tenere 30-40 secondi, passiamo a terra e faremo l'L-sit col sedere a terra. Ora anche un nome tecnico, ma così sicuramente è più chiaro. Ci posizioniamo seduti, mettiamo le mani altezza ginocchio, mi raccomando se le tenete troppo indietro poi non riuscirete a fare pressione con le mani, e alzeremo le gambe tenendo sempre il sedere a terra. Mi raccomando, la schiena tenetela il più possibile dritta. Infatti, se vi andate a sbilanciare molto all'indietro, l'esercizio risulterà più facile. Inizialmente vi consiglio di farla vicino ad un muro in modo da non potervi sbilanciare troppo. In questo modo l'esercizio sarà molto molto utile. Tenete questa propedeutica fino a raggiungere un 30-40 secondi anche qui di isometria. Vediamo ora i leg raises sempre alle parallele. Questa volta non porteremo le gambe raccolte al petto, ma le terremo tese e le porteremo in alto fino a raggiungere il parallelo. In questo modo ovviamente l'esercizio risulterà più difficile e sarà praticamente come raggiungere in maniera dinamica l'L-sit. Arrivate a fare serie magari da 10-12 ripetizioni. Vediamo ora l'L-sit ad una gamba. Da posizione di L-sit raccolta stendiamo una gamba tenendo l'altra raccolta. Ovviamente cercate di lavorare in maniera simmetrica con entrambe le gambe. Anche qui, come per l'L-sit raccolto, ovviamente con delle parallele alte che vi permettono di tenere la posizione corretta delle gambe risulterà l'esercizio più semplice. A terra, dovendo raccogliere molto, e questo significa portare molto avanti il bacino, poi l'esercizio diventa complesso, quindi queste propedeutiche fatele assolutamente su delle parallele che vi lasciano abbastanza spazio per tenere le gambe nella posizione corretta. Cerchiamo di arrivare a tenere questa propedeutica una ventina di secondi prima di arrivare all'esercizio finale. Siamo arrivati alla posizione finale, l'L-sit. Come detto, teniamo le spalle depresse e le spalle in protrazione, tiriamo su le gambe perfettamente parallele. Inizialmente magari riprendetevi ed eseguite l'esercizio vicino ad uno specchio, in quanto magari, soprattutto sulle parallele, è facile poi che l'angolo di lavoro diminuisca e che le gambe si inclinino verso il basso. Questo rende sicuramente l'esercizio molto molto più semplice, quindi prestate attenzione, state sempre paralleli. Ovviamente a terra questo non succede, a terra è anche un esercizio molto più difficile in quanto la spinta risulta più difficoltosa rispetto che alle parallele e appunto c'è molto meno margine di errore. Alcuni pensano, sulle parallele ci riesco mentre a terra no, e questo è perché poi sulle parallele tengono le gambe molto molto più basse e quindi a terra ovviamente non riescono. Questo è sicuramente uno degli esercizi più utili per allenare l'addome insieme alla Dragon Flag, quindi vi accompagnerà nel vostro percorso di allenamento praticamente dall'inizio alla fine. Abbiamo dunque visto le principali propedeutiche per arrivare all'L-sit. Se avete dubbi su questo esercizio lasciate un commento qui sotto e se questo video ti è piaciuto e vuoi approfondirne i contenuti puoi trovare tutto quello che cerchi sull'allenamento a corpo libero su Project Calisthenics.